la gipsoteca del Liceo Passaglia, il castello di Nozzano, la rocca di Borgo Amozzano, il museo e la pieve di San Cassiano di Controne. Sono questi quattro luoghi della provincia di Lucca che saranno visitabili occasionalmente nel weekend per le giornate FAI d'autunno, un appuntamento che quest'anno vedrà coinvolte anche le scuole, con gli studenti che faranno da ciceroni, accompagnando il pubblico alla scoperta delle bellezze nascoste del territorio. È quanto accadrà in particolare alla gipsoteca di Piazza Napoleone. Ci saranno sia i ragazzi del liceo che i ragazzi del liceo musicale, che faranno delle performance di musica. Si potranno ammirare tutti i bellissimi gesti che sono raccolti in questa raccolta unica, molto bella. Ma gli studenti saranno coinvolti anche alla visita della Rocca di Nozzano, dove il sabato mattina intratterranno i visitatori con una piccola recita. Gli altri due siti, quello di Borgo Amozzano, sarà aperta la Rocca di Borgo Amozzano, che praticamente è un piccolo paese sconosciuto, molto interessante perché all'interno abbiamo una piccola chiesa, abbiamo un museo delizioso di arte e mestieri, dove sono raccolti tutti gli attrezzi che usavano nel periodo i contadini. Oltre all'interno della chiesa c'è un telo detto della Signoria, ma molto, molto interessante. Vedremo anche la rocca, quello che è rimasto. E l'altro ultimo sito che è nel comune di Banilucco è San Cassiano in Controne, dove è stato aperto, cioè, il piccolo museo del Cavaliere e la Pieve, e che grazie al censimento dei luoghi del cuore ha avuto una sovvenzione del FAI. Sarà possibile visitare questi luoghi in gruppi di 25 o 30 persone, versando un contributo minimo di 5 euro.